Ah, raga, che bello. Le scarpette mi hanno ricordato un po' il mago di Oz, lo ammetto. Cioè, hanno fatto un filmato anime stile anni 90 e cantato. Senza parole. Bello! Qua ce l'hanno spesi i soldi. Mica ci spoilerà qualcosa sto video. Bella, raga. Hanno fatto veramente un bellissimo lavoro. Ok, ho dovuto un po' spostare la finestra. Perché era leggermente a destra. In pixel, va bene. Eccoci qua, ragazzi. Guardate che bello il menu. Cioè, col cursore del mouse si sposta un po' l'inquadratura. Figo, raga. Veramente un ottimo lavoro. E poi ci stava Ruby che dicevo che non era interessato a sto gioco. Little Gritsu Shoes. Bello, eh? Veramente, veramente bello. Che poi è stato creato con Unity, no? Lo stesso motore grafico che sto studiando. Se dovessi raggiungere dei buoni livelli, potrei creare anche un gioco simile. Però tenete conto che qua è un team e ci hanno messo circa 6-7 anni a crearlo, quindi non è una cosa facile. Ah, c'è proprio un filmatino iniziale. Mi piace perché hanno fatto sempre questo effetto tipo VHS. Gli anime di una volta. Ah, c'era una volta, bene, il cuore di una foresta, vabbè, una vecchietta che andava alla ricerca di funghi. Ragazzi, cappuccetto rosso da vecchia. Poi ho sentito un pianto in lontananza. Ah, poi ha trovato una bambina in un cestino. Non preoccuparti, mia cara. Ti chiamerò Elise. Ah, la vecchia si chiama Hall. Vabbè, hanno vissuto insieme. Lei è cresciuta con la vecchietta. Che bimba monella. Guarda, nonnina, guarda! Ho preso le carote! Wow! Vi fate l'ice con entrambe le mani! E va bene. Sì, ma cosa succederà, dai? I biscottini! Non è che muore la nonnina? Sì, ragazzi, per morire! No!
Vabbè. Ah, dice farò qualsiasi cosa. Ah, però non le regala questo. Vabbè, normale, aveva comunque già una certa età quando l'ha trovata. Ti voglio bene, Lice. Addio alla nonnina. Grazie per aver esaudito il mio unico desiderio. E morì. Porca puttana. Mamma mia, ragazzi. Vi giuro, non la invidio affatto. Allora, come potete ben vedere, graficamente è bellissimo. Cioè, guardate qui, raga, che... Cioè, quando hanno creato Pocket Mirror, lì si vedeva il limite del motore grafico. Qua, invece, usando Unity, hanno una totale libertà. Oh, sono così stanca di questo posto. Ah, a proposito, voi non l'avete visto, ma... Quando l'ho testato io, potevo scegliere tra le voci in inglese o in giapponese. Io ho scelto ovviamente le voci in giapponese. Lava le lenzuole, Lice. Spazi i pavimenti, Lice. Lice. Vai. Glielo farei vedere io. Gli farei lavare le mie pentole e persino le mie scarpe. Fagli pulire tutte le mie finestre fino all'ultimo. Pulisci il mio focolare, portami dell'acqua. Meglio ancora, mi farei andare in giro a chiamarmi Miss Elise tutto il giorno. Allora ragazzi, qui possiamo tranquillamente dire già alcune cose. Sì, è vero, questo è il prequel di Pocket Mirror, ma... Essendo comunque uscito parecchi anni dopo, ve lo posso dire. Praticamente, lei dovrebbe essere la madre della protagonista di Pocket Mirror. Quindi... Qui in teoria dovremmo capire il perché... la piccolina in Pocket Mirror va a finire in quel casino. Col demone. Oh, se soltanto fossi ricca, che lo dici? Ah, vedete che vuole tutta la carne. Tutti i vestiti. Cioè, poi vuole. Cioè, vuole abiti costosi, no? Uno per ogni giorno della settimana con scarpe e gioielli da abbinare. Elise lo vorremmo tutti in una vita così. Ma scusate, non si dice che i soldi non portano alla felicità? E le cameriere, tutte le cameriere che posso desiderare. Oh, se solo... si può soltanto sognare. Elise? Oh, per carità... Raga, ma va bene il volume? Penso di sì, no? Rispetto alla mia voce. Stai tornando a casa, ragazza? Madonna mia, ma gli abitanti del villaggio, ma che faccia da culo. Tutte le cameriere con iete trappe. Amore, magari. Sarebbe il mio desiderio. Cosa fai al buio, Elise? Dovresti sapere che è pericoloso qua fuori. Non sto vagando, signor Ludwig. Ho lavorato fino a tardi. Se volete gentilmente crederci. Sebbene che non devi metterti in pericolo, Elise. Se c'è qualcuno che mi mette in pericolo, sei tu. Sarei già a casa se non mi avessi fermato per una tirata d'orecchie. Su via, Elise, abbiamo buone ragioni per preoccuparci. Tutta questa vigilanza per cosa?
Di cosa devo avere paura? Della strega? Attenta alle parole, Lys. Non devi mettere in discussione queste cose. Kenrich, se ti accompagniamo a casa? Credo che me la caverò da sola, signor Henrich. Niente più deviazioni, Lys, è per il tuo bene. Per evitare di imbattermi nella strega, lo so. Speriamo che non si penta... speriamo che non ti penti delle tue parole, ragazza. E se ne vanno, sti stronzi. I marpioni, Letizia, i marpioni? Tu lo sai che se fosse meno un hentai, quei tre l'avrebbero letteralmente, coccolata con le rape? Sapete com'è? Siamo in una foresta. Nella più totale solitudine, al buio totale. Non ci saranno testimoni. Chi vuol capire capisca. Sì. No, veramente, ragazzi, a posto della... se fossi donna a stare in questa foresta con degli uomini adulti, al buio mi cagherei sotto. Ci mi cago sotto io che sono uomo. Oh, non sopporto questa gente. Ah, possiamo anche correre. Guarda, ragazzi, però veramente che bellissima animazione. Trova la via di casa. Questa cosa è così sbiadita che non riesco nemmeno a leggerla. Ok, a sinistra non si capisce. Ma a destra si va a Primeldorf. E poi si va a Kieferberg Peaks. Ah, le cime di Kieferberg. È meglio che torni a casa prima che si faccia troppo tardi, credo. Beh, Anorma, io questo gioco l'ho aspettato da letteralmente 6-7 anni. Per fortuna poi la Square Enix mi ha dato una copia gratuita del gioco per streamarlo. Ma era stata giusta questa qui? Raga, ma questa non mi sembra la via di casa. Per nulla. Ma qua mi ricordava veramente molto tipo Cappuccetto Rosso, sapete? Proprio quel mood. Vi ricordo che ci sono 10 finali, eh. Pineta qui, pineta là. Da queste parti tutto ruota intorno ai pini. Maledetti pini. Ma dove cazzo si va per la casa? Ah, di là non mi fa andare. Oddio, ma che è successo? Ah, ho velocizzato per errore la cutscene. Vabbè, cutscene per modo di dire, non il dialogo. Dove cavolo stiamo arrivando? Ah, abbiamo ottenuto dell'uva. Ma è questa casa nostra? No. Oh sì. Oh no, si è spenta la lanterna e niente! È impossibile tenere accesa questa lanterna con questo vento. Immagino che troverò la strada di casa al buio. No, Lys! No. È la peggiore scelta che tu potessi fare. Che è là? Un piccione con una rosa? Salva spesso. Ah, per evitare troppo backtracking. Wow, ragazzi, come si salva? Che figo! Bello, ma si sono impegnati. Non promette bene il salvataggio. Esattamente, Ruby. Vabbè, ragazzi, sapete cosa significa? Little Goody Two Shoes. Perché questo termine lo leggevamo già in Pocket Mirror.
Sì, graficamente è il top del top. Vediamo un po' se voi sapete che significa il termine. Allora, mo ve lo leggo. Per comodità ho chiesto a ChatGPT, no? Allora, Little Goody Two Shoes è un'espressione in lingua inglese che fa riferimento a una persona che si comporta in modo eccessivamente virtuoso, moralista e ipocrita, in particolare in situazioni in cui non è necessario. Il termine deriva da un libro per bambini del XVIII secolo intitolato The History of Goody Two Shoes, scritto da Oliver Goldsmith. Nel libro, la protagonista, Marjorie Minwell, è una bambina povera ma virtuosa, che diventa nota per possedere solo un paio di scarpe, ma alla fine della storia riceve un secondo paio, diventando così Goody Two Shoes, letteralmente la signora delle due scarpe. L'espressione è spesso usata in modo scherzoso o derisorio per riferirsi a qualcuno che sembra ostentare la propria virtù o moralità in modo eccessivo. Capito, Ruby? Sì, non avevi capito un cazzo. E vai così. ChatGPT sempre con la risposta pronta. Ma adesso possiamo proseguire. Ah, qua possiamo rileggere i dialoghi. Questo è molto comodo. Immagino che presto dovrò tagliare altra legna. Proprio quando mi ero liberata di tutte quelle fastidiose schegge e vesciche. Coperto da cicatrici invecchiate, il tronco del labbro è spoglio, la sua superficie secca è esposta agli elementi. Bello un po' che ogni volta quando puoi andare avanti con i dialoghi vedi proprio l'uva. Ecco, ora ho voglia di uva. Oddio, in nome del Signore, cosa è successo qui? Ma è entrato qualcuno? Dovrei trovare i miei fiammiferi. Chi è lo stronzo che è entrato? Qualche stalker? Intanto prendiamo questa scopa. Vedo dell'impronta a terra. Un piatto rotto. Non serve a niente andare in dispensa, no? Non c'è niente da mangiare in questa casa. Sì, comunque questo ci fa capire che è povera. Chi è entrato in casa mia? Mi piace poi che cambia sempre l'inquadratura, non sempre dall'alto. Bello, bello. Raga, hanno fatto veramente un lavoro di Cristo. Bello, bello. Ma voi vi rendete conto che se riesco a imparare bene Unity, io potrò creare un videogioco così? Bisognerà poi però trovare qualcuno che si occupi della grafica e magari anche qualcuno che si occupi della trama. Perché io mi occuperò del lato programmazione. Che succede? Era... Stavo sognando. C'è qualcosa che non quadra. Era da molto tempo che non entravo nella stanza di nonna. Non che ci sia nulla da vedere comunque. Vabbè, ho capito, ma dovremmo entrare per vedere dove sta sto stronzo. Questa cosa non funziona ancora, vero? Dovrei parlare con il signor Willem prima o poi, suppongo. Le lancette dell'orologio scorrono doverosamente nel tempo, faticando a girare ad ogni secondo che passa. Come mi è venuto in mente di lasciarlo qui? Ah, ecco, la scatola con i fiammiferi. Ah, con X usiamo... Ah, ok, accendiamo la lanterna. Ah, i fiammiferi sono limitati. Stiamo attenti quindi a non sprecarli. Questa è la mia stanza. Dovrei davvero esaminare tutte queste cianfrusaglie prima o poi. Un piccolo baule di legno pieno di cianfrusaglie varie. No, raga, ma... Ma possiamo rivedere i 10 finali! Sì, ma... Sì, comunque sarei delirio, eh? A sbloccarli tutti.
Chiunque sia entrato in casa mia deve essere là fuori da qualche parte. Come faccio a dormire così? Le lastre di vetro tremano nelle loro cornici di legno sotto l'effetto del vento. Sì, esatto, come in Amnesia. Esattamente. Anche se non sono mai stato un grande fan. L'ho sempre trovato molto sopravvalutato. Allora, accendiamo il camino. Ok. E ora? Nani? Kore. Nani? Nani? E se fosse quella strega di cui parlano gli abitanti della città? Shikkari shite, Rise. No, stai calma, Lais. Era sicuramente un ladro. Spero che non sia altro, Lais. Detto questo, non vado da nessuna parte senza la mia scopa. A parte che l'abbiamo già presa. Ah, la scopa per difendersi. Immagino. Ok, trova il ladro. Da notare questa bella impronta di mano. Cos'è questa cosa sporca sul mio muro? Chiunque sia andato in casa mia si beccherà una bella strigliata. Ecco cosa, Elias. Vabbè, raga. Il ladro è andato da questa parte. Vediamo un po'. Dove potrebbe essere? Ah, questo è il forno? Quanto tempo è passato dall'ultima volta che l'ho usato, mi chiedo? Ragnatelli filanti e polveri si aggrappano alle porte di legno del vecchio forno come se fossero sigillate. Mi ha ricordato molto il mio... cioè, il forno a legna di mio nonno, no? Che vive in campagna. Che ormai sono anni che non si accende. Veramente un peccato, ragazzi. Anni e anni fa faceva delle pizze eccezionali. Ma dico questo, ma non perché l'ho provato io, eh. Lo diceva mia madre. Purtroppo non ha avuto l'onore. Oh, dov'è sto ladro? Dov'è? Ma è qui? Oddio, che bello! Ragazzi, vedi il villaggio da lontano! Potrei andare a chiedere aiuto, ma... no, non se ne parla. Mi occuperò io stessa di questo pasticcio. I tetti di Kieferberg decorano le dolci colline in lontananza. Sì, ma col cazzo che hai tutto il tempo da arrivare fino a lì, eh? Che cos'è, un pollaio? Oddio! Ma c'è un'ombra! Abbiamo trovato il ladro. Ah, ma è una... sembra una lei. Eccoti qui! No, la vuole colpire con la scopa! Ladro spudorato. Ridammi tutto quello che hai preso. Ora! No, la sta colpendo! Aspetta, ti prego. Ti prego di perdonarmi. No! Povera cucciola. No! Cioè... spiegati, disgraziata. No, ragazzi, hanno fatto proprio l'animazione. Ma è bellissimo, non pensavo. E che bel rumorino che fa. Ma che è, un pupazzo? Sapete, noi quei pupazzetti fatti in plastica, no? Anzi, per la pressione tipo in gomma. Che tu li schiacci e fanno questo rumore e poi si rigonfiano con l'aria. Cosa stavi facendo in casa mia? Aspetta, ti prego, non colpirmi. Mi stavo nascondendo, c'erano questi uomini e io... ah! C'erano questi uomini. Suona molto sospetta. Non te lo chiederò una seconda volta, ladro. Distribuiscimi tutto quello che hai preso, subito. Non ho preso niente. Ero solo spaventato, ti prego, ti supplico. Mostrami le mani. Non ho preso niente, signora. Ora mostrami le tue tasche e fai presto. No! Continua a ripetere, non ho rubato nulla, signora. Questo è tutto ciò che ho, lo giuro. Monete ed erbacce? Cosa ci fai qua su in montagna? Comunque, molto carina lei. Sono una viaggiatrice, signora. Girati.
Dici di essere una viaggiatrice, sei da sola? Sì, viaggio da sola. Speravo di poter riposare per la notte in questo villaggio, ma... ho visto delle persone che camminavano nel bosco. Mi hanno spaventato, così sono corso a cercare un posto dove nascondermi. Comunque sia, tu sei ancora... La prego di perdonarmi, signora. Non volevo fare un tale casino. La smetti di chiamarmi così? Gommennasai. Loli cappello di paglia, Loli Sanpei. Vabbè, decidetevi. Per carità. Va bene, allora. Potrei lasciarti andare se riesci a dimostrare la tua innocenza. Non so cosa altro possa fare, signora. Beh, puoi iniziare a pulire questo pasticcio. E poi potresti... Signora? Sì, così, una cameriera. Ascolta attentamente. Per prima cosa dovrei riordinare il disordine che hai fatto. Anzi, potrei pulire tutta la mia casa, da cima a fondo. Così impari a non entrare in casa di estranei. Mi sta un po' sul cazzo l'ice, ve lo devo dire. Signora, ti stai già lamentando, vero? Non credi che sia il minimo che tu possa fare? Oh, certo, lo farò volentieri, signora. Bene! E in cambio suppongo che tu possa rimanere qui. Vai, Letizia, vai a vivere con Elias. Vai, sarete sicuramente amiche del cuore. Amiche per la pelle. Amiche per lo stesso assorbente. E così via. Ma basta con i furti. Non sono una ladra, signora. Sarò io a giudicare, grazie mille. Ma poi è bello come si mette la mano sul petto, è proprio altezzosa. Comunque, se lavorerai per me ti darò un posto dove stare. È giusto così, non credi? Sembra giusto, signora. Ed è molto gentile da parte sua, ma non sono una ladra. Bene, non sei una ladra. Ora vuoi smettere di chiamarmi signora? Ti sembro una vecchia megera. No, Elias, nessuno di noi l'ha mai pensato. Non è così, mi scuso. Mi chiamo Elias e farei meglio a ricordartelo. Raga, mi credete che questa ragazza con il cappello di paglia mi ricorda molto Saccarosi? È proprio tale e quale. Ma ci stanno piando per il culo. Questa non è la madre della protezione di Pocket Mirror, è la madre di Fleta. Ruby, ma se ricordi, in realtà ci sta, eh? Mi dispiace tanto, ho dimenticato di presentarmi. Ah, bella, la vediamo in tutto il suo splendore. Rosenmarin. No, ma infatti ha senso, Steffi. Ha senso che Fleta sia così. Per chi si ricorda Pocket Mirror, sì, Rosmarino. Qualcuno vuole del Rosmarino? È un piacere conoscere la signorina Elias. Per carità, solo Elias va bene. Su via, hai molto lavoro da fare. Sì, certo. Peccato, potevano mettere che potevi essere seguita, no? Dalle altre del party. Comunque, ragazzi, cioè, ridendo e scherzando, ma guardate che bella proprio l'animazione della corsa. Specialmente quando corri così in diagonale. Bellissimo, avete visto? Guardate, guardate. Che bello, raga. Veramente un bel lavoro hanno fatto. Poi ci sta sempre questo perenne effetto VHS anni 90. Proprio bello, bello, bello. Come hai potuto fare questo? Guarda il pavimento! Mi dispiace.
Anche i piatti della nonna sono andati in frantumi. Aia! Che cosa sei? Un cinghiale? Un cinghiale lei! Mi sorprende che tu non abbia rotto le finestre e abbattuto i muri. Va bene, beh. Sai cosa hai fatto? Comunque, ecco, prendi questo. No, raga! Guardate che faccia di cacchio, Elise! Le dà la scopa così. Vai, Letizia, vai! Pulisci la casa di Elise, da cima a fondo. Anzi, secondo me Elise sarebbe capace di farti pulire il pavimento, ma non con la scopa, eh? Cioè, dovresti proprio letteralmente inginocchiarti e pulire con la lingua. Il cinghiale di Roma. Ah. Madonna, ragazzi, impazzisco per la carne di cinghiale. Cioè, voglio proprio voglio di salsiccia. Assicurati di... di entrare in ogni angolo, capito? Sì, signora. Già che ci sei, puoi anche spazzare il cammino e pulirlo. Oh, e pulire quella macchia dal mio muro e lavare tutte le mie finestre. Questo posto... Ah, voglio questo posto scintillante per quando mi sveglierò domani, capito? Certo, signora. Capito? E la S va a dormire mentre Rosmarino va a farsi il culo. E ti ho detto di smetterla di chiamarmi così. Mi dispiace. Vieni, ora lascia che ti mostri il pozzo sul retro. Posso farlo da sola, Elise. Mio padre cacciava cinghiali, buono. Sono anni che non mangio questa carne prelibata. Che poi la preferisco alla carne di maiale. Qualsiasi cosa per rimediare a quello che ho fatto. Ehi, Letizia, magari in qualche momento in cui non riusciremo a salvarla, morirà. Senti, ragazza, non ho alcun motivo per fidarmi di te. No! Non volevo! Ogni singolo angolo di questa casa deve essere assolutamente immacolato entro l'alba. Capito, Letizia? Deve essere tutto immacolato. L'agù di cinghiale sulle tagliatelle è divino. Buono. Buono, Luca, buono sì. Se osi metterti conto di me, anche solo una volta ne parlerò con gli abitanti della città. Tutto chiaro? Sì, Elise. Mi dispiace, farò del mio meglio. Fai attenzione a non svegliare anche me. Domani devo partecipare alla messa domenicale. Elise, ma noi che cazzo ce ne fotte della tua messa domenicale di sto cacchio? Starò zitta. Buonanotte, Lais. Ah, nuovo obiettivo. Va a letto. Dai, ma è veramente così stronza. Secondo me, ragazzi, in realtà è buona di cuore. Dai, non può essere così. Di solito le persone più sembrano stronze e più poi dimostrano di essere buone di cuore. Sentite, sentite! La la la! Meglio che la lasci stare. Le ho appena data una bella strigliata. C'è qualcosa che non va, Elise? No, non è niente. Soffochiamolo con un cuscino. Brava, Letizia. Potrebbe farlo, in effetti, eh? Mentre Elise andrà a dormire. Alla faccia della protezione di Santa Valpurga. Avrei dovuto buttarti fuori molto tempo fa, ragazza. A palme unite in preghiera, la statua lignea di Santa Valpurga garantisce protezione ai fedeli. Ah, è tipo la Madonna. No, qua comunque non mi fa entrare nella stanza della nonnina. L'hai fatta, Elise. Non c'era bisogno di essere
Di essere così severa. Se fosse pericolosa o... Peggio ancora, se... E lei è la strega di cui parlano gli abitanti della città? Ora si sente in colpa. Cosa farebbe nonna Hall, mi chiedo. Non mi ha cresciuta per essere così. Per essere stronza. Ho anche minacciato di denunciarla. Se agli abitanti della città, del villaggio qua vicino. Quel che fatto è fatto, suppongo. Vabbè, domani mi verrà più il senso, no? C'è più la logica, vabbè. Meglio che vada a letto. Altro che Santa Valpurga, l'ice ad essere una purga, andasse a purgarsi il sedere.